E sono Pazzox e ben ritrovati in questo nuovissimo video. Questa volta si anticipano le sfide, per un semplice motivo. Sono molto molto semplici, ma sono sicuro al 100% che non tutti voi conoscono i luoghi della mappa. Ma prima di vedere come completare queste sfide, ricordatevi di supportare Pazzox all'interno dello shop di Fortnite. La prima è eliminazioni a Parco Pacifico o Moli Molesti. Facile facile. La seconda è cerca dei forzieri. La terza è infliggere dei danni. La quarta sfida ci richiede di saltare con un motoscafo attraverso dei cerchi infuocati. Poi bisogna infliggere dei danni a un qualsiasi tipo di avversario sparando alle pompe di benzina. Beh, qui vi consiglio bot più rissa squadre. Ed ecco una sfida abbastanza cattivella, dove la prima zona è visitare Boat Launch. Possiamo trovarlo in questo punto preciso della mappa, dove si trova tutta questa specie di set cinematografico per qualche scena. La seconda è Coral Cove e la terza zona da visitare è Flopper Pond, praticamente il piccolo laghetto con la casa. Ma per sicurezza eccovi la mappa con i tre luoghi da visitare. Poi abbiamo una sfida di infliggere danno agli avversari da un punto alto. Infliggere danno alle strutture nemiche con armi esplosive. Sbarcare in diversi punti della mappa come Parco Pacifico. In poche parole dobbiamo prendere la nostra carissima barca e sbarcare, andare verso quel luogo preciso. E l'ultima sfida è quella di cercare la T nascosta all'interno del caricamento. E andiamo a vedere dove si trova questa T. Come da caricamento, la T dovrebbe trovarsi proprio lì, in questa piccola zona con le scale antincendio. Fatemi sapere se preferite che io vi anticipo le sfide su come completarle, così che quando iniziano avete già il video bello pronto pronto. Ricordate di supportare Pazzox e noi come al solito ci vediamo con dolcissimo e carnissimo.